Benvenuti, siamo in conferenza stampa per la presentazione del progetto My Cicero, che è una piattaforma per di promozione territoriale che integra servizi di pagamento e la comunicazione, ma servizi di marketing territoriale. Siamo in compagnia di numerosi ospiti, abbiamo con noi il presidente Lucio Alfira, a cui passerò brevemente la parola, il sindaco di Agropoli Adamo Coppola ed altri che via via vi presenterò. Noi siamo felici di essere qua, anche perché noi in questi mesi, in questi anni abbiamo cercato sempre di implementare per quel che ci è stato possibile i servizi che sono stati per noi oggi e lo saranno, credo, per tutte le città l'elemento essenziale su cui concentrarci, specialmente una città come Agropoli che ha la necessità insomma di essere una città accogliente, deve dare quanti più servizi possibili. Una piattaforma come questa che mette insieme un elemento di servizio come la facilità di pagare un parcheggio, ma insieme fare promozione, far conoscere il territorio, beh, è quello che serve per dare tutto ciò che noi abbiamo necessità e che noi vogliamo. Quindi sono ben felice di partecipare a questa riunione. Io credo che dobbiamo lavorare sempre di più in questa direzione, perché l'elemento della tecnologia oggi diventa essenziale sia per la promozione sia per i servizi. Quindi noi siamo qui per proseguire un percorso insieme, poi abbiamo dei partner affidabili che ci danno garanzie, insomma, che queste cose potranno essere fatte nel modo migliore, quindi questo ci fa piacere, per questo auspichiamo insomma di proseguire in questa direzione. È presente insieme a noi il presidente della Gruppo di Servizi Modestino, l'avvocato Modestino Rosiello, che materialmente opererà, perché la gestione del parcheggio è in capo alla nostra società in-house, e credo che lui pure lui potrà confermare insomma che la direzione non solo dell'ente ma anche della gestione della società va proprio in questa direzione, migliorare sempre di più i servizi e far conoscere la nostra città. Quindi vi ringraziamo insomma per averci invitato, siamo molto felici e pronti a accogliere ogni iniziativa possibile per proseguire in questa direzione. Oggi penso sia una giornata importante, importante per la città, per la nostra comunità, perché in un contesto di grande sinergia, partendo però da un elemento che è una buona idea, io parto sempre da un concetto, cioè l'imprenditore, l'economia e il vivere meglio parte attraverso comportamenti virtuosi, oppure alcune volte parte sulla base di una buona idea. E la buona idea in questo caso è un'app. Noi siamo abituati, oggi siamo un po' anche presi da un'innovazione che diventa alcune volte invasive, che però serve a rendere migliore, più semplice la vita. Ecco che quindi da una buona idea si ha la possibilità di poter dare un servizio e quindi rendere migliore e far fluire in modo più semplice un servizio che spesso invece porta a grandi problematicità, come quella diciamo, del parcheggio, ma non è solo il parcheggio, parliamo della fila per il teatro, e speriamo che questa applicazione possa essere sempre di più integrata nelle modalità di pagamento della nostra vita quotidiana. E allora una banca locale che cosa deve fare, ma una banca che cosa dovrebbe fare? Le banche non sono soltanto le società che devono far necessariamente il ruolo del cattivo nell'economia oppure creare dei problemi per il sistema. Le banche dovrebbero invece essere degli intermediari che facilitano l'accesso al credito. Nel caso delle banche locali, nel nostro statuto e nel nostro DNA c'è la necessità di migliorare le condizioni di vita delle nostre comunità, crescerne la parte economica, quella culturale. Quindi noi oggi, ecco, in modo coerente rispetto al nostro statuto, andiamo a inserirci all'interno di un progetto che renderà sicuramente migliore e più semplice alcune modalità di pagamento per parcheggiare e per fare altro. Quindi tutto questo processo naturalmente nasce grazie all'innovazione di My Cicero, che rende possibile tutto ciò grazie all'intervento dell'ICREA Banca, che con Satispay, con Ventis e con altre modalità diciamo intelligenti e innovative cerca di fare in modo che anche piccoli istituti di credito come sono le BCC, come anche la nostra BCC, possono non far mancare quei servizi che invece sono conosciuti in altre regioni d'Italia, in altre città. Anzi, questa volta forse siamo stati pure un po' più bravi, perché siamo i primi almeno in regione, e quindi siamo una delle prime BCC che va ad integrarsi a questa modalità di pagamento. Naturalmente
la felicità è quella di rendere un po' più semplice la vita ai nostri soci, ai nostri clienti, ma alla nostra comunità. Il primo progetto in Campania è questo che sta partendo adesso, è un progetto che ci vede coinvolti attraverso l'applicazione My Cicero, della quale vi parlerò a breve e per la quale c'è una evoluzione nei prossimi mesi, perché è un progetto di promozione molto ampio che non va solo a soddisfare le esigenze della sosta. Provo a darvi un'illustrazione attraverso delle slides del progetto, cerco di essere abbastanza breve. Allora, una prima cosa, noi parliamo sempre di piattaforma, cioè il sistema che stiamo per avviare è una piattaforma che integra una serie di servizi e ha l'obiettivo di dare un modo semplice di utilizzo di tutto della conoscenza di tutto il territorio, quindi un modello che serve a supporto per la promozione del territorio. Quali sono le aree sulle quali abbiamo fatto gli interventi? Allora, essere a supporto su un territorio non è solo agevolare la sosta. Il modello che noi abbiamo ragionato è quello in cui io arrivo ad Agropoli, devo sostare in una città, quindi ti dico dove parcheggiare, perché abbiamo georeferenziato tutte le aree di sosta, e ti posso accompagnare nei successivi servizi da utilizzare. Dal trasporto, e qui integriamo oggi molti sistemi di trasporto pubblici, e parlo in questo caso di Trenitalia per esempio, piuttosto che diverse metropolitane, gestiamo la parte di sosta, c'è la possibilità, lo stiamo già inserendo in piattaforma per il Comune di Agropoli, di inserire gli eventi sul territorio, quindi ti dico l'evento, ti do una descrizione dell'evento e dei luoghi da poter visitare, quindi agevolare non solo il cittadino ma anche il turista nel visitare i luoghi. Una parte ulteriore sulla quale stiamo intervenendo in maniera importante è anche la parte di promozione e offerte, quindi un marketing territoriale, quindi dare la possibilità di integrare nel sistema i vari esercizi che possono fare una promozione dei loro prodotti, dal caseificio piuttosto al ristorante Rossi o qualunque altro tipo di soggetto che può essere integrato per le sue attività commerciali. My Cicero come nasce? My Cicero nasce da un concetto semplice, quello che per noi l'oggetto da utilizzare è quello di tutti i giorni, cioè attraverso uno smartphone. Come vi dicevo, uno dei pezzi, dei tasselli di questo mosaico è l'evento e i luoghi del territorio. Quindi mi dà la possibilità di identificare in maniera abbastanza agevole quali sono i posti che voglio visitare, e attraverso dei tasti posso scegliere in maniera semplice di selezionare il trasporto, mi dà le soluzioni che trova, quindi mi dice per andare dal luogo A al luogo B ti posso portare attraverso Trenitalia, in questo caso da Falconara Marittima a Roma Termini per esempio, quindi immagino anche chi da Salerno si vuole spostare ad Agropoli, e questo permette di farlo sia attraverso le ferrovie, Trenitalia in questo caso, sia attraverso i mezzi pubblici, quindi stiamo per integrare BIC attraverso il soggetto unico Campania con il quale abbiamo rapporti da un po' di tempo. Permette pure di fare soluzioni di viaggio intermodale, cioè permettere anche, non so, da Salerno ad Agropoli io ho un autobus che mi porta a Battipaglia, poi da Battipaglia mi sposto verso Agropoli. Ovviamente non ci limitiamo solo a questo, ma la forza del nostro sistema è avere la possibilità di fare la bigliettazione, quindi a questo punto io scelgo il mezzo con cui voglio arrivare ad Agropoli e ho la possibilità di acquistare anche il biglietto Trenitalia piuttosto che Sita o altre compagnie di trasporto locale. Quello che si è voluto creare con questa applicazione è semplificare il pagamento della sosta, ma non solo, attraverso una mappatura del territorio permettere anche di conoscere dove la sosta è possibile. In un futuro prossimo, ma non remoto ma prossimo, stiamo già procedendo su alcune città, c'è la possibilità di fare due processi, uno quello più, diciamo, sociale e di interesse secondo me in questo momento, per esempio legato alle le zone riservate, le strisce gialle, quindi per i diversamente abili. In questo caso posso mettere dei sensori di parcheggio affinché l'utenza, quindi l'utilizzatore, possa sapere sul territorio per esempio di Agropoli, io che vengo per fare
le mie vacanze, dove posso sostare in maniera regolare e soprattutto sapere se è disponibile quel posto di altare. Questo è un aspetto socialmente utile e sul quale stiamo facendo degli investimenti importanti in altre regioni e vorremmo cercare di replicarla anche in Campania. Agropoli, visto che tra i primi comuni su cui stiamo investendo, o meglio concentrandoci per dare il nostro supporto, quindi vorremmo. Stessa cosa può essere fatta per le zone blu, ma ovviamente ha un costo anche diverso. Quindi a questo punto, una volta identificata la sosta, lascio l'auto e parcheggio semplicemente. Vi illustro le altre funzionalità possibili attraverso l'applicazione. Stiamo per partire a Salerno col bike sharing, quindi mi immagino quelle città. Io credo che il bike sharing è il futuro, proprio per rendere sostenibile il territorio e quindi anche per ridurre i problemi di emissioni. In città come credo anche Agropoli possono tendenzialmente andare è l'utilizzo del bike sharing, quindi con un numero ovviamente di stazioni sufficienti per il territorio, lo dico perché è inutile fare due stazioni. In questo modo l'utente può in maniera semplice identificare dove è la stazione dove ritirare la bicicletta, prenotarla, ritirarla e pagare. Noi immaginiamo un modello in cui sempre di più la moneta è elettronica, sempre di più si sta andando in questa direzione e quindi la possibilità di veicolare direttamente i sistemi di pagamento attraverso l'applicazione. Si discuteva prima ed è un tema molto importante, spesso lo si lega alle carte di credito, ma noi stiamo ragionando con la BCC su un modello in cui legarlo invece in maniera molto più agevole al conto corrente. Questo permette un utilizzo molto più diffuso. Come dicevo, arrivo alla fine quasi, il sistema è utilizzabile e fruibile attraverso il web, dove il turista può pianificare la propria vacanza, quindi programmare la propria vacanza, definire i luoghi da visitare, può fare booking, può prenotare l'hotel, fare una serie di servizi. L'altro strumento, ma questo diciamo credo che sia il nostro principale, è attraverso lo smartphone. Stiamo avviandoci, lo abbiamo fatto in molte regioni, attraverso l'utilizzo di Totem. Quando parlo di Totem però non parliamo di semplici dispositivi informativi ma di touchscreen, quindi il turista arriva in piazza Vittorio Veneto, per esempio ad Agropoli, e ha necessità di avere informazioni o acquistare il biglietto o qualunque operazione, e in questo credo che il supporto della banca possa essere utile nella fase pagamenti sicuramente. È disponibile anche un call center e questo verrà evidenziato sulle colonnine presidente dei parcometri, dove andremo ad evidenziare l'attivazione di MyCicero. Concludo con i vantaggi di una piattaforma di questo tipo: ha un contenimento importante dei costi, questo lo stiamo raccontando non solo in Italia ma anche all'estero, perché stiamo portando all'estero il prodotto, permette un ampliamento importante dell'offerta di servizi, quindi integriamo una serie di servizi, ve ne ho dato un po' evidenza in questa breve illustrazione, spero breve. Disponibilità di dati aggiornati, questo è importantissimo, i dati per la mobilità, quindi avere la possibilità di conoscere l'orario del treno, avere la possibilità di conoscere dove sostare, avere la possibilità di conoscere l'orario dei pullman è fondamentale. Sempre di più i sistemi devono essere integrati e dare servizi a 360 gradi all'utenza. E ovviamente questo permette, questo per una città turistica come Agropoli, dove ho fatto più anni le mie vacanze, quindi una città bellissima, devo dire, che la spiaggia al centro, a avere una maggiore attrazione della domanda. Quindi questo attraverso MyCicero, attraverso l'altra piattaforma che sta per partire, che si chiama Tipicità, è una diffusione molto importante sul territorio. Cioè l'utilizzo di MyCicero permetterà, riteniamo come è successo in altri posti, di avere una visione maggiore a livello nazionale. Crea, come diceva il Presidente, ha messo su questa sinergia con MyCicero, la piattaforma che vuole dare informazioni e integrare i servizi. Il Presidente Alfieri e il Direttore Angione sono stati abbastanza umili, perché l'evoluzione del progetto che loro stanno portando avanti con piccole tappe è partito con Satispay, un esempio che abbiamo fatto nella primavera scorsa, che è un modo per poter pagare senza utilizzo delle carte di credito la moneta contante, Ventis, l'e-commerce, quindi i prodotti del territorio, cercando di supportare i clienti, le imprese e il territorio ad evolversi. Da qui Crea ha trovato, sta concretizzando una sinergia a livello nazionale
noi siamo andati un po' avanti, con, visto che è una banca molto smart, come usa spesso, facilitatore, come dice il Presidente prima, abbiamo preso la palla al balzo, che devo dire una delle cose che mi ha colpito di più è la rapidità, la concretezza e l'efficacia con cui pubblica amministrazione e banca del territorio sono riusciti a concretizzare una possibilità del genere. Ci tengo a sottolineare alcuni punti su MyCicero. Non chiediamo di fare un borsellino elettronico, ma utilizzare gli strumenti di pagamento che la banca mette a disposizione, Satispay, carte di credito e altri che andremo ad evolvere, ma soprattutto daremo possibilità ai clienti che sono agli esercizi commerciali che sono già clienti della banca, che sono presenti nel nostro club carta BCC, di essere presenti nella parte turistica, cioè quando io parcheggerò, adesso mi sfugge una via Pio Decimo, pago, mi dirà che nei pressi di quella zona c'è un esercente attualmente cliente della banca che ha il POS della banca che fa delle particolari promozioni. Ma questo è il primo, perché ci approssimavamo all'estate, quindi avevamo l'esigenza di farlo subito, ma dopo speriamo di fare su nel calendario degli eventi che la segreteria del sindaco ha già messo a disposizione, potrebbe essere un aspetto informativo, ma il teatro, i piccoli tributi, essendo la banca anche tesoreria del comune, non aver detto una cavola, un'errata informazione, piccoli tributi che oggi devo andare a pagare presso lo sportello posso utilizzare, ovviamente stiamo parlando di piccoli pagamenti, non stiamo parlando di grandi pagamenti. Questo è a livello nazionale, Roma è la città più integrata, ma noi lo cerchiamo di poi portarlo sempre a disposizione di tutte le banche di credito cooperativo. Ci piace dire che insieme diamo vita al futuro e il gruppo bancario ICREA insieme con le banche di credito cooperativo, nonostante in questo momento una forte evoluzione da un punto di vista organizzativo, rallentiamo il passo per essere presenti sul territorio sempre con situazioni, con strumenti e prodotti efficaci. L'altra che arriverà, il direttore la sta aspettando in modo spasmodico, è l'Apple Pay, che il credito cooperativo ha, come già avete visto sulla rassegna stampa nazionale, sarà a breve, nei prossimi mesi, disponibile anche per i clienti del credito cooperativo. L'altra cosa è che la banca metterà a disposizione una vetrofania da poter appoggiare sul cruscotto della macchina, dove ci sarà questo binomio. Questo è quello che mi è importante far passare. Ma il ciclo è la piattaforma, la banca di credito cooperativo gli ha dato la possibilità insieme col comune di poter entrare nell'ulteriore di Agropoli. Vi posso assicurare, come utente che viene da fuori, poter parcheggiare, non andare con le monetine. Io oggi mi sono dovuto organizzare, farmi prestare le monete per pagare il pedaggio, che odio portare il... Puoi lasciarle pure prima. E sono un costo per la comunità, sono un costo per la comunità, quindi usiamo gli strumenti di innovazione tecnologica dei pagamenti. Chiaramente noi al momento dell'insediamento all'interno dell'azienda avevamo ben preciso un obiettivo, quello di far fronte agli sviluppi della società e i servizi, seguire quelle che sono le esigenze della società, della nuova società. Chiaramente le modalità di erogazione dei servizi finora espletati vanno migliorati e quindi vanno adeguati i tempi, e le modalità di pagamento che MyCicero offre ai nostri concittadini sono modalità veramente facili, veramente comode, ma non solo ai nostri cittadini, anche chiaramente ai nostri turisti, perché noi siamo una città turistica e quindi dobbiamo essere aperti a quelle soluzioni che diano comodità, che diano qualità, e questo è un sistema che dà qualità al servizio turistico, perché facilita l'ingresso nella società agroturistica. Chiaramente, come ben precisavano i nostri referenti, non è soltanto un servizio che è destinato ad esaurirsi nella logica del parcheggio, bensì si tratta di estendere queste modalità, queste facilitazioni. La cosa che possiamo dire noi come consiglio di amministrazione dell'azienda è che siamo felicissimi di aver dato in là questo progetto, di farne parte, di essere partner, e nello stesso tempo siamo sempre e comunque disponibili in ossequio a quella che è la linea che ci è stata dettata prima dal sindaco Franco Alfieri, adesso
dal sindaco Coppola, di essere sempre aperti e puntuali a tutte quelle che possono essere le novità che garantiscono una maggiore e migliore qualità della vita dei nostri cittadini. Questo progetto per noi come BCC dei Comuni Cilentani si inserisce in un percorso più ampio di modernizzazione e innovazione nel modello di business della banca. Un'innovazione che è modernizzazione che ovviamente non può coinvolgere solo la banca. Noi da subito, anche all'interno del piano strategico, abbiamo individuato nelle partnership con le istituzioni locali, le imprese locali, un fattore determinante ed abilitante per poter procedere con celerità verso un percorso innovativo anche nelle modalità di fruizione dei servizi da parte dei nostri clienti, ma anche dei cittadini, perché come diceva prima il Presidente, la BCC è un'impresa ad orientamento sociale, quindi non è un'impresa orientata al profitto, e tra le finalità primarie della banca è quella di contribuire al benessere della comunità, ma anche al progresso di carattere sociale e culturale dei nostri concittadini. Progresso che necessariamente oggi e nel contesto di riferimento deve essere necessariamente legato a quelle che sono le innovazioni, soprattutto in termini di tecnologia, che purtroppo e per fortuna invadono i nostri mercati. Sotto questo profilo dobbiamo anche considerare che il contesto di riferimento rileva un gap rispetto a quelli che sono le realtà a livello globale e internazionale. Lo stesso sistema Italia oggi accusa dei ritardi notevoli rispetto agli altri paesi europei. Basti immaginare che la Francia ha destinato oltre 10 miliardi di euro per le start-up innovative, credo che il bilancio del governo italiano non ne abbia individuato più di 300 milioni, per cui è chiaro che questo è un problema di carattere culturale. Culturale nel senso che la classe dirigente a livello locale, a livello nazionale, deve poter comprendere che oggi investire sulle start-up innovative è di fondamentale importanza per poter reggere una competizione di carattere globale cui noi non possiamo sottrarci. Ed oggi il gruppo bancario ICREA, che è il gruppo a cui aderisce la Comuni Cilentani, ha inteso puntare e sfruttare quelle che è l'evoluzione del contesto di riferimento. Noi come BCC dei Comuni Cilentani abbiamo da subito sposato la progettualità del gruppo bancario, quindi nell'ambito dei sistemi di pagamento abbiamo introdotto Satispay, MyCicero, è un'ottima occasione per valorizzare in ogni caso delle start-up innovative di carattere nazionale, dove dei giovani oggi hanno intrapreso dei percorsi anche imprenditoriali e che noi dobbiamo essere bravi a capitalizzare. La Banca dei Comuni Cilentani, la BCC, è impegnata in un percorso di innovazione tecnologica, dai nostri cash intelligenti, dalle modalità di pagamento, dai POS, dall'home banking. Cerchiamo di essere, come gli altri istituti di credito, una banca all'avanguardia che dia le stesse possibilità che ha un cliente a Milano, a Torino, come giusto per dire. Quest'app è importante ed è importante che la comunicazione di una serie di servizi basati sulla tecnologia, queste informazioni vengono diffuse il più ampio possibile, perché oggi spesso si parla di banche solo per quanto riguarda eventuali problematiche di default e quant'altro, però oggi riusciamo con queste iniziative a dimostrare come l'attività di una banca, e soprattutto di una banca locale, sia funzionale per accrescere la qualità dei servizi, la qualità della vita delle comunità di appartenenza. Ovviamente questa app si inserisce in un percorso già iniziato da tempo e che proseguirà nel futuro e che oggi spinge le banche ad essere competitivi su un territorio diverso dal passato. Noi eravamo abituati a vedere le banche come un soggetto di intermediazione tradizionale che raccoglie fondi e dà in prestito gli stessi fondi alla propria clientela. Oggi le banche devono necessariamente evolversi
verso un modello di business diverso che porta alla disintermediazione tradizionale e quindi ad agevolare questa modalità diversa di fruizione dei servizi bancari, ma anche facendo soprattutto delle partnership importanti con le istituzioni locali. Ecco, queste sinergie sono fondamentali per valorizzare ancora di più i nostri territori che in questi periodi purtroppo soffrono di un gap rispetto ad altri territori sul piano nazionale. Ecco, quindi il compito della Commissione Trentani è agevolare sempre di più questo percorso e sicuramente nell'ultima metà dell'anno saranno presentate ulteriori opportunità come quella dell'Apple Pay, della partnership raggiunta con Apple, dove effettivamente lo smartphone diventerà a tutto tondo uno strumento di pagamento vero e proprio che andrà gradualmente a sostituire le modalità tradizionali di pagamento. La guerra ai contanti, War on Cash, è un progetto che INABI, nell'Associazione Bancaria Italiana, è nata nel 2002. Dal 2002 oggi poco si è fatto, però sempre di più sarà data un'accelerata a questa nuova modalità poter erogare servizi e procedere ai pagamenti, per cui noi dobbiamo essere bravi anche ad agire sul profilo culturale dei clienti e agevolare in modo che le nostre comunità vadano verso questi strumenti innovativi basati sostanzialmente sulla tecnologia.